Daniele Bagnoli torna a Modena, però con una maglia diversa, quella del Fenerbahce. Una nuova esperienza, volley internazionale, per te non è la prima volta. Come ti stai trovando? Ma Dio, c'è molto da lavorare. Purtroppo il piede in Turchia è a un livello ancora abbastanza basso, soprattutto per quel che riguarda i giocatori turchi. In effetti nel ranking mondiale sono al 36esimo posto. Abbiamo sicuramente una società che ha un nome leggendario in Turchia, perché Fenerbahce significa storia, storia di sport, significa impianti, significa soprattutto calcio e basket, dove le squadre sono veramente ad altissimo livello. Nella pallavolo c'è un po' di trascuratezza, almeno in questo periodo, perciò insomma ci stiamo rimboccando le maniche per cercare di migliorare un po' la nostra organizzazione. Tu come allenatore dei migliori club italiani hai visto anche organizzazione a un certo livello qui in Italia, potrai portare in termini di esperienza un contributo quindi? Ma io fin dall'inizio ho cercato di sensibilizzare il management del Fenerbahce. Adesso io sono in giro per l'Europa, sto facendo fotografie dappertutto e poi là le mostrerò per fargli capire quali sono i livelli minimi con i quali ci si deve allenare. Bisogna mettere a disposizione attrezzature per i giocatori, perché altrimenti si rischia di fare solamente tante chiacchiere, tanti proclami, ma non si mettono in condizioni i giocatori di poter rendere al meglio. Il lavoro, io dico sempre, sarà una strada molto lunga. Speriamo di avere la fortuna di non perdere giocatori importanti, perché abbiamo stranieri di ottima levatura, e già il 10 ottobre avremo uno scontro sentito tantissimo, perché in Turchia fra alcune società ci sono delle rivalità feroci. Con Galatasaray il 10 ottobre, e già da lì speriamo di riuscire ad avere un buon risultato. Il tuo primo impatto con Istanbul, che è una città immensa e cosmopolita? Ma guarda, io la definirei l'insieme di 30, 40, 50 città forse, tutte molto diverse fra di loro. Io ad esempio ho avuto la fortuna in questo primo periodo di essere alloggiato in una guest house dove sto benissimo, dove ho di fronte la marina di Istanbul sul Bosforo, temperature eccezionali. Perciò da questo punto di vista sicuramente Istanbul per me è in questo momento sicuramente una piacevolissima sorpresa. Un'ultima cosa su Modena, siamo al Palapanini, hai lasciato Modena dopo una stagione non facile, ti abbiamo anche un pochino criticato, un tuo ricordo di quella esperienza, di quella ultima stagione? Guarda, il fatto di rientrare in quella che io considero comunque la mia città è evidente che per me è un piacere enorme. Primo perché sono riuscito a riabbracciare mia moglie e mia figlia in primis, poi perché ho rivisto insomma tante facce conosciute. E poi spero di far vivere a questi ragazzi, che probabilmente non hanno moltissima esperienza a livello internazionale, a parte gli stranieri, un impianto dove è una gioia giocare, dove è una gioia potersi allenare e dove purtroppo noi siamo ancora veramente molto lontani. Poi per quel che riguarda la stagione scorsa è evidente che le cose sono andate non bene, direi molto male su tutti i fronti. E io dico che è stato veramente un grande peccato, perché la sorte non ci è stata vicina, qualche errore non voluto l'abbiamo anche commesso noi strada facendo, anche nell'impostazione della squadra, e di conseguenza alla fine c'è stato un grande rammarico, perché la squadra che avevamo l'anno scorso secondo me in condizioni ottimali poteva veramente rendere la vita dura a chiunque, però purtroppo non siamo mai stati nella condizione di poter schierare sta squadra con un po' di continuità che era indispensabile. Inconsciamente nei giocatori quanto possono aver inciso le difficoltà economiche di un certo punto della stagione, che peraltro erano rimaste all'oscuro di tutti finché non è finita la stagione? Io non credo assolutamente che abbiano inciso queste cose, anzi direi in modo veramente minimo, assolutamente. Io credo che questa reazione da parte della società sia anche comprensibile nel momento in cui la squadra continua a stentare e dar poca buona prova di sé, perché tutto questo è maturato da un certo punto della stagione in poi. Naturalmente se non ci si ricorda che siamo stati penalizzati dalla prima giornata di campionato fino alla fine dell'anno con giocatori importantissimi, si rischia di fare delle analisi un po' troppo affrettate e non veritiere, che non corrispondono insomma alla verità. Dico che poi alla fine è finita non bene ed è finita poi peggio, nel senso che c'è stato un grandissimo ridimensionamento
che ha compreso anche la mia posizione, però poi alla fine, dai, ancora ci salutiamo, ci abbracciamo e ci baciamo, abbiamo trovato dei compromessi un po' per entrambi, ho rivisto volentieri alcuni giocatori che erano con me l'anno scorso, mi sembra che la squadra di Modena sia stata composta bene, nonostante le grandi difficoltà a livello economico, l'allenatore è una garanzia, perciò credo che ci siano le possibilità per Modena di far molto bene.